assieme alla Tonnella dell'Orso di Cinisi con Don Pietro D'Aleo per festeggiare San Domenico. E Padre D'Aleo, come trova questo luogo e da quanto tempo si celebra qui alla Tonnella dell'Orso? Intanto diamo risposta alla prima domanda. Siamo al 9° anno che abbiamo intrapreso questo cammino molto bello. Ogni anno ci si raduna l'8 di agosto per la festa di San Domenico. Abbiamo programmato, ripeto, 9 anni fa, abbiamo benedetto la cappella, abbiamo solennizzato la prima celebrazione anche con la presenza dell'arcivescovo Bonmarito e, ripeto, con gioia veniamo ogni anno a celebrare in questo luogo. Certamente sarebbe tanto bello se fosse attenzionato continuamente dalle autorità, perché mi pare che c'è un degrado costante di anno in anno. Stanno c'era il pericolo financo di arrivarci, perché il sottopassaggio era pieno a più non posso di tutto il materiale di risulta possibile. Speriamo che il prossimo anno, ripeto, nel 10° anniversario dell'apertura di questo luogo per la celebrazione eucaristica in onore di San Domenico, il prossimo anno possiamo tornarci potendo gustare anche questo luogo così ameno e questa struttura così preziosa per la nostra comunità. Ecco, una struttura preziosa ma poco valorizzata. Poco valorizzata. Quando all'inizio si ristrutturò e si cominciò a fare qualcosa di bello, è stato davvero provvidenziale per il paese, perché non abbiamo dove ci si possa radunare, qua si possono fare tante di quelle belle cose. Ma purtroppo, ripeto, intanto se guardate, forse magari attraverso il video non può essere, può darsi che l'hanno fatto prima, non può essere visionata un po' tutta la zona, erbacce, tutte le porte rotte, i vetri non ci sono più, eccetera. Ecco, è chiaro che tutto questo comporta la dimenticanza, la trascuratezza che ancora costantemente impervia su questo punto. Ha qualcuno da ringraziare in particolare? Io ringrazio la professoressa Manzella, perché ogni anno viene qua, professoressa, ogni anno si impegna lei a fare un po' di pulizia attorno alla cappella in modo tale che la gente possa sostare più facilmente, ad interessarsi a far sì che anche la cappellina continui ad essere aperta al culto in questa giornata. Se non ci fosse la professoressa Manzella, non credo che le autorità provvederebbero ogni anno per l'8 di agosto a darci possibilità di celebrare l'Eucaristia. Professoressa Manzella, un suo punto di vista su questa condizione? Io, essendo stata presidente di Legambiente per tanti anni, dal 90 fino a pochi mesi fa, dico, mi piange il cuore nel vedere i luoghi, nel vedere il degrado assoluto del territorio della Tonnara dell'Orsa e della zona Fondorsa. Stamattina devo ringraziare il Comune che si è prodigato un pochino per fare ripulire una parte della Tonnara, però ancora ci sono molte cose da fare. Soprattutto dobbiamo dire alle persone che vengono a villeggiare di non buttare rifiuti, perché la plastica galleggia ormai nel mare, quindi diciamo che siamo arrivati proprio a un punto di degrado che oltre il quale credo che non si possa e non si debba andare assolutamente. Lei ha gestito Legambiente in questo luogo, come lo ritrova adesso? È assolutamente impossibile, cioè io veramente non ho parole. Stamattina arrivando qua mi sono sentita veramente male. Abbiamo cercato di fare il possibile, ancora molte cose devono essere fatte, ma soprattutto io chiedo a chi ci amministra, quindi al sindaco, a tutti gli amministratori, che prendano a cuore questa zona e non aspettiamo che vengano da Agrigento, che vengano associazioni da altre parti della Sicilia a prendersi cura delle cose nostre. Noi potremmo farcela se ognuno di noi però desse il massimo, se ognuno di noi si interessasse del proprio territorio. Io penso che bisogna sbracciarsi un poco, quindi cominciare a lavorare seriamente per salvaguardare il territorio. È al corrente che è stata data in gestione la Tonnara? So che è stata data in gestione, però credo che ancora non abbiano firmato e io penso che ci rifletteranno un poco prima di firmare, quando vedranno questo degrado.